Ristorante Tokki Sushi. Nuova apertura a Faenza, non solo sushi. Oltre 150 i piatti che potrete gustare preparati al momento dai nostri chef con materie prime di alta qualità italiana. Menù senza limite a prezzo fisso a pranzo e a cena, solo con servizio al tavolo. A Faenza, Tokki. Risparmi, investimenti, finanziamenti, solidità e innovazione delle banche sono state al centro di un convegno organizzato quest'oggi presso la Sala Bini di Confcommercio Ravenna dal titolo Risparmi al sicuro nell'era del bail-in, le banche non sono tutte uguali. Le attività commerciali più che mai hanno bisogno di snellezza e operatività in tutte le operazioni che siano, perché ci si trova di fronte ad una situazione economica nazionale veramente come non si era mai vista prima. E poi è anche il discorso di quando uno lavora che risparmia, e secondo anche le esperienze che si sono state in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi, si sono viste che uno risparmia e poi non sa come affrontare, non sa dove mettere, non sa dove investire, ma soprattutto non sa se sono al sicuro. Una volta si dice li porto in banca che sono al sicuro, adesso è una giungla anche questa, ci si trova di fronte a questa realtà. Ed è un vero peccato, perché vengono a mancare questi punti fermi della nostra Italia, della nostra economia, e quindi è veramente importante capire. Oggi abbiamo dei luminari, abbiamo delle persone importanti che ci parlano di questo, che parlano ai nostri associati, e su questo vogliamo lavorare, perché comunque sia, è vero lavorare, ma è anche giusto che i nostri risparmi, il nostro lavoro sia in un certo modo salvaguardato. Ecco, voi avete così diremato dei dati importanti su quello che è il deposito medio ravennate per quanto riguarda le famiglie e le imprese. Sì, Ravenna ci sono risparmi importanti sia per quanto riguarda le famiglie, anche per le imprese. Ci sono anche comunque soldi investiti, soldi che girano, soldi richiesti a debito, quindi sono stati chiesti dei finanziamenti importanti, sono dei numeri importanti, ma questo significa che l'operatività di questa città, significa che c'è movimento, ed è una cosa molto positiva che ci sia, ed è proprio per questo che vogliamo essere eruditi, essere informati di tutto quello che potrebbe essere un qualcosa che magari nel quotidiano lo si fa normalmente, ma potrebbe avere anche dei risvolti negativi. È giusto che questo venga detto con chiarezza. Il discorso è positivo, perché comunque se c'è una richiesta di credito vuol dire che si sta muovendo qualcosa, vuol dire che non si è ingessati, non si è fermi, ma si vuole assolutamente muovere il discorso del credito, della richiesta di credito. Ed è anche per questo che noi chiediamo oggi, avremo anche la Cofiter, quindi la Confidi regionale, il presidente della Confidi regionale, dove il nostro presidente della Confcommercio, dove andiamo proprio a chiedere una maggior, come dicevo prima, una maggior snellezza, perché comunque di burocrazia ce n'è già tanta, ne dobbiamo sopportare veramente tanta in quello che è il quotidiano, quando si parla con le amministrazioni, quando si parla con diverse situazioni per aprire un'attività. E quindi vogliamo al momento di chiedere un prestito per essere più operativi, vogliamo che sia in effetti una con una certa facilità si possa accedere al credito. Ascom Confcommercio si sta muovendo, perché noi raggruppiamo una realtà del territorio, il mondo del commercio è qualcosa di veramente importante. Immaginiamo una città, una provincia, una regione, una Romagna senza un'Italia senza commercio. È il cuore pulsante di quasi tutte le città, e quindi noi cerchiamo come Confcommercio di dare il nostro contributo, e con tutte le situazioni comunque che possono riguardare il commercio, di andarle a estrapolare, di andare a guardare veramente quelle che possono essere le problematiche. Finora c'è stato il bailout, cioè le banche venivano salvate da altri. Con il bail-in invece prima bisogna tentare di salvarle con se stessa, cioè con se stessa vuol dire con i propri azionisti, cioè quindi chiedendo sacrifici a tutti pur di salvare la banca, poi eventualmente chiedere anche aiuti aggiuntivi.
il bail-in è, gli azionisti della banca devono fare la propria parte, se non bastano gli azionisti anche una parte dei risparmiatori, se non basta questo può intervenire anche il fondo centrale. Questo è un po' il sistema, tutto ciò principalmente per non avere aiuti di Stato. E l'Italia non poteva dire niente di fronte a questo, perché lo Stato italiano fa fatica a aiutare se stesso, quindi è difficile che abbia delle risorse per aiutare altri. E quindi l'insieme delle disgrazie, diciamo, dei pesi che ha il sistema economico italiano non consente effettivamente che lo Stato possa intervenire in una situazione di crisi bancaria, soprattutto se sono banche grosse. E di conseguenza il bail-in, già adottato dalla maggior parte dei paesi europei, doveva per forza essere adottato anche dall'Italia. Stanno nascendo comunque altre modalità, il fondo Atlante è un fondo volontario, quindi non diciamo riconducibile ad aiuti di Stato, dove hanno partecipato pochissime ma grosse banche italiane, assicurazioni, fondazioni bancarie, raccogliendo 5 miliardi per poter intervenire nei capitali delle banche senza ricorrere al bail-in. Questo principalmente per salvare il risparmio degli italiani. Come in tutte le leggi nuove, prima di tutto si fa confusione del perché si arriva a doverle adottare. Quindi oggi cerchiamo di fare chiarezza del che cosa bisogna fare prima di arrivare al bail-in e del perché si è arrivati al bail-in. Perché è inutile conoscere l'assassino finale senza aver conosciuto tutti i meccanismi che hanno portato all'assassinio. Può darsi anche che l'assassino abbia ragione di aver ammazzato la vittima. In questo caso alla platea qui presente, bello il paragone, mi complimento, chiarissimo. Ecco, le chiedo un consiglio che può dare agli imprenditori ma anche alle famiglie che magari hanno piacere di investire o di risparmiare. L'investimento è una cosa seria e quindi va preso con competenza, e se le competenze non sono adeguate bisogna informarsi. Oggi non è più come un tempo quando le banche non potevano fallire, oggi le banche possono fallire e di conseguenza bisogna saper scegliere anche la banca. Allora le chiedo, non tutte le banche sono uguali, perché voi siete differenti? Perché abbiamo fatto tante cose prima di altri. Ci siamo capitalizzati adeguatamente, abbiamo fatto un grosso gruppo e di conseguenza è diventato un gruppo più forte che ha saputo anche risparmiare nei costi di gestione interni. Abbiamo un mercato più diversificato perché, essendo in tutta Europa, non abbiamo una concentrazione provinciale, quindi i favori di una zona possono andare a compensare gli sfavori di un'altra zona. Sicuramente per anni abbiamo chiesto agli imprenditori di investire in nuove tecnologie e per anni gli stessi imprenditori hanno risposto di non poterlo fare per mancanza di credito. E il ruolo dei Confidi è stato determinante per facilitare l'accesso al credito, laddove i rischi erano ritenuti alti da parte delle banche. La crisi finanziaria del 2008 apre un nuovo scenario dove anche gli stessi Confidi si devono ripensare, nel senso che devono attuare strategie su un principio di diversificazione con l'intento di intercettare nuove platee. Cofiter è uno di questi. Difatti voglio fare un esempio: che nell'autunno 2014 abbiamo stipulato un contratto con il FEI, che è il Fondo Europeo per gli Investimenti, e grazie a questo contratto siamo riusciti a erogare microcredito diretto, quindi un servizio aggiuntivo alla stessa garanzia che era il nostro core business, quindi un'evoluzione da parte del sistema dei Confidi. Questo per assecondare un mercato variabile e vulnerabile, dove purtroppo la ripresa economica fa fatica a ripartire, dove notiamo purtroppo un mercato del lavoro che non tiene il passo ai nuovi modelli di consumo e di produzione, dove stiamo assistendo a un welfare che parla di pensioni e non di ingressi. Quindi la situazione è veramente complessa e credo che intermediari finanziari come i Confidi, in collaborazione con gli stessi istituti di credito, devono cercare con gli stessi istituti creare dei protocolli di intesa per poi supportare sempre di più le piccole e medie imprese, che rappresenta l'ossatura importante del nostro territorio, in modo particolare in Regione Emilia-Romagna. Il 59% delle richieste è misurata dalle microimprese,
quindi il 31% dalle piccole imprese e il 9% dalle medie imprese. Quindi cosa vuol dire? Che questo tessuto, come dicevo prima, di piccole imprese è prevalente sui territori, e Ravenna, naturalmente, questo territorio ha e gode di tantissime eccellenze dal punto di vista dell'enogastronomia, dal punto di vista del commercio. Quindi è un territorio importantissimo da sostenere, e noi come Cofiter, le dico, stiamo con l'Ascon di Ravenna progettando iniziative che vadano a supporto concreto e fattivo di queste piccole imprese.